Ehi hey ragazzi, benvenuti sul canale di K52. Cosa ci fa il vostro Spaghetti Magic qui sul canale di K52? Beh, sono qui per annunciarvi che una volta al mese, ogni mese da qui a tutta la vita, finché non muoio, non è vero, ci vedremo su questo canale. Quindi se siete felici di ciò mettete un commento dove scrivete viva, se invece siete tristi come me perché dovrò lavorare scrivete non è viva. Ok, questa la taglio, ma cosa sono qui per dirvi, per farvi vedere che cosa? In questo momento, beh, è molto semplice, sono appena sceso 3 giorni fa, 4, da una nave dove ho lavorato come prestigiatore. Ho qualche video che ho girato e vi faccio vedere qualche piccola routine di quest'anno. Quindi vi ho detto tutto, via col video. Next level. Monete un nastrino, mi chiedo di controllare anche il nastrino. Normali, qualche taglio, qualcosa di strano. Tutto normale, vero? E li metto all'interno. Vedete, non mi siete mai chiesti appunto come hanno il buco. In realtà c'è un motivo, è perché sono delle monete femmine. In realtà venivano usate per essere portate in giro appunto dai guerrieri cinesi, giapponesi, per mostrare i loro averi in battaglia, appunto, per dimostrare quanta gente avevano ucciso prima di te. E ovviamente era anche scomodo avere un borsellino con delle monete così enormi, sarebbe stata una cosa incredibile. Però io mi sono fatto una domanda a mio parere molto intelligente e ponderata. Ma perché se i cinesi avevano le monete, come facevano per esempio a pagare un caffè? Cioè, tutte queste monete, come fai ogni volta ti sneghi la visaccia, fai... è un casino, no? Ed è per questo che hanno inventato questa tecnica incredibile. Praticamente si hanno così le monete e per esempio quelle laterali è inutile prenderle perché appunto sono laterali, basta sfilarle, ma quella centrale c'è una tecnica così, no? Si dice, basta dire Shaolin Shodown, proprio è la parola magica dei cinesi, e una moneta esce per davvero. È strano, lo so, però due sono dentro adesso e una è fuori. Per le altre due non serve fare nessuna magia, no? Perché sono ai lati, quindi basta sfilarle, no? Però del resto a me che me ne frega, la sfilo comunque da qui, sono un mago, posso farlo del resto. Però per l'ultima voglio il vostro aiuto, anzi ne ho bisogno, in realtà mia fondamentale. Ti posso gentilmente chiedere di tenere questo dato? Cercate di tenere questo. Credilo un po' in tensione, bisogna che sia leggermente teso. Ci provo, eh.